questo dibattito intorno alla linea C possa rappresentare l'anno zero di un dibattito molto più ampio sull'infrastruttura pubblica di trasporto per questa città, ma soprattutto su una nuova forma di città. Pensare oggi a un'infrastruttura di trasporto senza pensare alla riallocazione delle funzioni della città significa perdere una grande occasione. Ci sono molte spinte verso una revisione del piano regolatore che non riunisce la città in un unico disegno ma la considera per parti. Ripensare all'infrastruttura di trasporto pubblica può essere un'occasione per ripensare le funzioni della città. Faccio un esempio: se collochiamo un servizio a 300 metri, ma per percorrere quei 300 metri impieghiamo 20 minuti, diversamente possiamo ripensare a un servizio che sta anche collocato a 5 km di distanza, ma se abbiamo un'infrastruttura efficiente lo possiamo raggiungere in 15 minuti. Questo per dire che può essere un'occasione molto importante di ripensamento. Le cifre sono state riportate: circa 800 milioni per 3 chilometri, 3 chilometri di prolungamento quando in realtà in linea d'aria sono 1,5 chilometri, quindi si fa un arco raggio per andare su una parata. E la stessa cifra, grosso modo, di 865 milioni del passivo del Comune di Roma, per esempio, che è stato discusso per il bilancio. Ragioniamo su queste cifre per capire che dobbiamo riuscire a dire che oggi siamo ideologicamente contrari a proseguire in un programma di metropolitane che fa parte di un'idea di progresso che è ormai superata. Le grandi città europee hanno sviluppato metropolitane intorno all'inizio del secolo scorso. Noi arriviamo sempre un pochino in ritardo, quando una situazione economica è sostanzialmente modificata e il congestionamento della città è arrivato a un punto limite. Dobbiamo riuscire a dire con forza che fermiamo la metropolitana a San Giovanni. Questo comporterà un grosso progetto intorno al nodo di San Giovanni, però è importante non proseguire in progetti che prevedono spostamenti in direzioni verso altri nodi che potrebbero ripercuotere gli stessi problemi. Si citava per esempio Monteverde prima, ecco, il tramonto ha risolto molti problemi a Monteverde, salvo che il progetto originario prevedeva una percorrenza di 15 minuti che in realtà invece si è tradotta attualmente in 25 minuti. Ho inviato proprio a Vittorio qualche giorno fa, mi sono prodotto in un esercizio come tanti altri miei colleghi urbanisti e non trasportisti, di pensare che cosa si potrebbe fare con la stessa cifra di 800 milioni, anche pensando a delle cifre un pochino più alte per il costo del tram su sede propria e arrivando a pensare un progetto finito con 22 milioni a chilometro si possono realizzare 50 chilometri di linee tram, ma ripensarle non più in modo centrico, radiale verso la città, ma soprattutto di collegamento verso l'esterno. Un'ultima notazione, per gli innamorati della metropolitana, si parlava del percorso del centro storico. La metropolitana nel progetto correrà a una tale profondità che i tempi di percorrenza commerciali sono assolutamente non adeguati all'investimento che si vuole fare. Io cioè auspico che questo sia un momento veramente dove ripensare una modalità di trasporto sia congiunto a ripensare alle scelte urbanistiche di questa città. Si parla per altri versi di interrompere questo consumo di suolo verso le aree esterne. Dobbiamo rivolgere l'attenzione verso la città consolidata, che nel caso di Roma vuol dire un'ampia porzione di città consolidata, e ripensare a un progetto di trasformazione della città consolidata non può non avvenire se non attraverso un progetto di ripensamento dell'infrastruttura pubblica di trasporto. Lascerò questo documento, io mi sono prodotto in un disegno di linee tra le quali quella che è stata citata, anche quella sull'asse del Lungotevere che risolverebbe molti problemi di smaltimento, ma come queste ce ne possono essere altre, proponendo con un'idea che non è mia ma che ho ricevuto da altri una tassa di scopo per esempio per realizzare questo. Un conto
chiedere alla popolazione delle tasse che vanno nel calderone della finanza comunale, un conto chiedere con un programma preciso, contando che ci sono 2,5 milioni di autoveicoli circolanti, una tassa di scopo sui possessori delle autovetture.